Buona serata. Cosa preparo stasera in cucina di casa mia? Ho deciso di fare una calamarata con pesce spada e melanzane. Quindi qua c'ho il pacchetto di calamarata, pesce spada tagliata a tocchetti, melanzana, pepe nero, peperoncino rosso, cipolla sminuzzata. E pomodorini. Allora, prima di tutto metto un goccino d'olio nella pentola 34 per la Chianti. Metto le melanzane, cipolla, metti il pesce spada, vado a mescolare, copro col Magic Cooker quadrato 35 e porto sul gas a soffriggere. Ora soffriggo per 2-3 minuti. Inserisco 3 spicchi d'aglio che me li ero dimenticati, peperoncini, un po' di salvia. Vado a scoprire. Ok, ho tutto ben soffritto. Ora aggiungo dei pomodorini, un po' di sale, e faccio andare per un 5 minuti, così si cucinano un po' i pomodorini. Ok, vado a controllare. Ok, il pomodoro va bene cotto così. Ora inserisco un po' di pepe nero. Tre bicchieri d'acqua. Faccio che si riscalda un pochino quest'acqua e dopo metto la pasta. Ora inserisco la dose di IPB, così questo piatto di pasta lo rendo probiotico, insomma che vada ad alimentare la nostra flora batterica con questo integratore alimentare a base di inulina, vitamina B12 e selenio. Ok, inserisco 300 grammi di calamarata. Se necessita acqua mentre si cucina ne posso sempre aggiungere. Ok, abbasso il gas così si cucina a temperatura, cioè a fiamma più bassa, dal momento che il vapore sta uscendo. Se io continuo a cucinare a fiamma alta, sicuramente non mi basta l'acqua che ho inserita, ma questo non sarebbe un problema, tanto ne posso inserire ogni volta che ne necessita. Controllo la cottura. Ok, va bene, è cotta.
Io ho lasciato cuocere il pesce spada sin dall'inizio insieme alla pasta perché mi piace che sia sminuzzato ancora di più e sia insaporita la pasta ancora di più. Ora chiudo, lascio un minutino a fuoco spento e poi impiatto. Ok, ora impiatto. Sono arrivato in azienda queste bellissime pinze. Avrò modo di dirvi come si potranno avere. Basta che abbiate un po' di pazienza e vi farò sapere tutto. Molto comoda, vedete? Molto funzionante. Ok, mettiamo un po' di basilico. Piatto di calamarata è pronto. Quindi ho usato melanzana e pesce spada. Poi ho inserito qualche peperoncino, un po' di pepe nero, cipolla, aglio, perché a me mi piace usarli insieme. Poi, fin dai conti, sono anche molto salutari questi due ingredienti. Il colore è venuto perfetto. Ho usato anche un po' di pomodorini. Ok, in più ho messo i fibi, così questo piatto diviene probiotico, che va ad alimentare la nostra flora batterica. E in più sono diminuite anche del 20% le calorie. Ok, pietanze per oggi, pronta da gustare. Alla prossima.